Salve a tutti e benvenuti a Watch and Work, il tutorial video ContiTech per meccanici d'auto. Mi chiamo Stefan Meyer e in ogni puntata vi mostrerò il motore di un veicolo diverso. Seguitemi. I video si rivolgono solo ai professionisti, chiaro? Allora cominciamo. Oggi ho qui per voi un Fiat Dublò del 2003. Abbiamo qui un motore da 1,9 litri 77 kW con il codice 22 3A7000. Per questo motore vi serve il nostro kit per cinghia dentata con pompa dell'acqua CT968VP2. Tenete a portata di mano questi utensili OE. Dopo aver smontato il rivestimento della cinghia e la puleggia dell'albero motore, dovete portare il motore su PMS primo cilindro, utilizzando tre marcature. Per bloccare l'albero motore si usa questo utensile. Rimuovete la vite qui sotto e al suo posto avvitate questo bullone, quindi montate l'utensile. La pompa del carburante si blocca con le due viti da inserire nei due fori appositi. Sulla ruota dell'albero motore abbiamo una tacca e dietro nel rivestimento un triangolo. Queste marcature devono essere allineate. Allentate i dadi del rullo tendicinghia per allentare la cinghia. Ora potete rimuovere la cinghia e sostituire i componenti con quelli del kit. Per sostituire la pompa dell'acqua dovete smontare la ruota dell'albero a cam utilizzando il controsupporto. Per il montaggio del rullo tendicinghia prestate attenzione alla sua particolare posizione. Qui abbiamo una fessura in cui deve inserirsi questo perno del motore. Quando sostituite la pompa dell'acqua, dovete prima pulire a fondo e sciacquare il circuito di raffreddamento. Poi riempite il circuito con il liquido di raffreddamento e acqua distillata. Per il montaggio della pompa utilizzate solo la guarnizione in dotazione, senza applicare pasta aggiuntiva. Per calzare la cinghia dentata cominciate dall'albero motore, passate sul rullo di guida, quindi sull'albero a cam. Quindi sulla pompa del carburante e infine sulla pompa dell'acqua. Rispettate questo ordine. Per tendere la cinghia dovete spingere indietro la leva inferiore del rullo tendicinghia fino a quando l'indicatore si trova circa a ore 14. Ruotate il motore due volte nel senso di rotazione e regolate nuovamente la tensione della cinghia. L'indicatore deve coincidere con questo foro. Ora rimuovete gli utensili di bloccaggio e ruotate manualmente due volte il motore. Infine riportatelo nella posizione PMS. Bene, ce l'avete quasi fatta. Ora dovete solo terminare di montare il motore. Rispettate le indicazioni del produttore, in particolare per quanto riguarda le coppie. È importante non stringere troppo. Non dimenticate il nostro sigillo di qualità. Applicate l'adesivo in posizione ben visibile nel vano motore, perché il cliente veda che avete montato ricambi di qualità.